destra, anche se adesso andiamo a seguire Dimas. Dimas alla sua conclusione, alla prima vera conclusione del Mantova, c'è già il vantaggio dei padroni di casa. Detto, sarebbe stato un confronto particolarmente equilibrato e il Mantova non andava sottovalutato, tutt'altro. Profondità, devono attaccare di più la porta avversaria. Seguiamo allora Fortino con la prima conclusione sventata in angolo. Siamo a Mantova, caos in vantaggio momentaneamente 1-0 su Real Rieti, che avete visto poco fa alla conclusione con Ramon. E seguiamo Ramon, angolo, palla centrale, poi il pareggio del Real Rieti, un pareggio che definisco molto importante in questa fase, ha fatto l'equilibrio. E vedremo allora cosa cambierà. Le proteste di Milella adesso con la direzione di gara. Tra poco ci sarà un altro time out. Meglio Fortino. Fortino subito alla battuta, traversa piena per lui, rimane a quota 19 in classifica marcatori. Con lo stesso Cabessa, va a lottare. Due su di lui, Cabessa. Ottimo il lavoro di Cabessa. Ottima azione del Mantova, c'è il vantaggio meritato, è una grande giocata, vedete come siano stati pronti, molto rapidi, e questo è Fortino invece, e ancora stavolta ricordi non fa nulla, arriva il 2-2 e arriva da una situazione, vedete, troppo libero. Sarebbe bellissimo anche un secondo tempo come il primo, anche per gli spettatori. Soprattutto per loro. Secondo tempo, 24 secondi mancano. Manca poco. Parrel, palla all'indietro e arriva il gol del Caos Mantova. Stava proprio terminando il tempo della superiorità numerica. 3, andiamo a rivedere. Real Rieti 2. E subito Fortino per il 3-3. E questo è il 20° gol in campionato per il capocannoniere. Andiamo a rivedere. Guardate che velocità. Lo stesso Titon. Ha una palla buona sul destro e arriva il vantaggio del Real Rieti, e questo è tutto merito del giocatore con la maglia numero 29. E da quest'altra parte addirittura, guarda che movimento, Matteo, che rapidità, come si porta il pallone da parte di Leleco, ma Fortino a rimorchio porta ancora in avanti il Real Rieti, poi arriva De Luca che cede l'indietro per Ramone, questo è un grande gol che porta sul 5-3 Real Rieti, fonte della squadra, 5-3 che piega il Caos Mantova. Più sesso per Ramon, il recupero di Dimas, 2 contro 1, arriva la conclusione, bravo Tondi, e poi salva De Luca. Che grinta a rimorchio, questi sono si fa vedere Poletto, ritmi da portiere in movimento però. E arriva la conclusione, la conclusione da distanza, sotto misura c'è Poletto, il risultato adesso è di 4-5. Conclusione, sì, di Leleco, e qui dovremmo rivedere che comunque noi l'avevamo detto che un caffè lo avremmo giocato sul pareggio, e questo è il pareggio di Dimas, il pareggio di Dimas, l'avete visto, è eccezionale, da gustare fino all'ultimo istante. Questa è la di Dimas, è stata straordinaria, attenzione, seguiamo però questo grande gol ancora del Real Rieti. C'è anche il padron Pietro Paoli che va a festeggiare insieme con i giocatori, perché questo è ancora un grande gol del Real Rieti. Rafael, ancora un grande gesto tecnico da parte del numero 11, che porta sul più 2 la squadra di Jeffe e Kunde, i giocatori del Caos Mantova. Dovrebbero trovare un gol in poco tempo. Ecco. E arriva il gol di Leleco, che davvero ricorderanno a casa. Tutto tecnico Massimo Ronconi, con questo da Lucio Micheli è davvero tutto, avete visto una grandissima partita di calcio a 5, ma rimanete su Rai Sport perché fra poco ci sarà la Serie B da Frosinone. Buona serata.